Credo che sarebbe estremamente opportuno che anche il candidato sindaco Pisapia indicasse prima del ballottaggio qual è la squadra con la quale intende presentarsi per amministrare la nostra città. I componenti della squadra sono i seguenti: vice sindaco Roberto Castelli per mobilità, trasporti e opere pubbliche. Maurizio Lupi, periferie, casa e territorio. Luigi Casero, bilancio. Paolo Del Debbio, cultura. Daniela Mainini, attività produttive e ricerca. Giovanna Maveglia, semplificazione, servizi ai cittadini e alle imprese. Evelina Flacchi, salute. Gli altri assessorati saranno politiche sociali, sicurezza, ambiente, verde e arredo urbano, sport e giovani. E gli assessori per questi assessorati saranno scelti in brevissimo tempo tra donne e uomini del PDL, della Lega, della lista Milano al Centro, sulla base del consenso raccolto in questa tornata elettorale e sulla base della qualità del lavoro svolto in questi anni. Inserirò anche ulteriori esponenti della società civile. Ho poi proposto a Gabriele Albertini di avere un suo contributo e Gabriele Albertini ha accettato di assumere un ruolo di rilievo al mio fianco. E ho intenzione di proporre all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace come presidente di una delle nostre società partecipate. E continuerò a valorizzare le donne. Castelli ha una competenza specifica nel settore ingegnere, laureato al Politecnico, anche se non è milanese, è laureato al Politecnico di Milano e ha una competenza specifica nel settore delle infrastrutture e nel settore dei trasporti. Quindi corrispondeva a un profilo che per me era importante ricoprire con una professionalità che avesse esperienza in questo settore e l'ingegner Roberto Castelli ha questa professionalità.